Giovanni D'Onofrio è una sorta di Willy Wonka solofrano, come per il personaggio nato dalla fantasia di Roald Dahl, dall'Officina SRL, Chimica in Movimento, dell'imprenditore solofrano, anche grazie a una rete di valenti collaboratori, vengono fuori prodotti che coniugano estro, ricerca ed innovazione. È il caso dell'ultima nata, la pelle con microdiamanti. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di conoscere una bellissima azienda che è nella utensileria del microdiamante, fanno punte di diamante per il taglio del marmo. Questa azienda, anche loro colpiti dalla crisi settoriale, hanno pensato di investire nel lusso, nella pelletteria, in tutto ciò che è l'accessorio in pelle. Si sono rivolti a noi per cercare di trovare il supporto giusto affinché potessero adagiare sulla pelle questo microdiamante. È nata subito una collaborazione, abbiamo fatto uno studio, una ricerca di una concia particolare affinché il tutto potesse raggiungere l'obiettivo richiesto dalla signora Ferrari. Siamo partiti da una pelle con microdiamante e poi siamo andati a fare delle lavorazioni successive. Abbiamo creato una pochette con microdiamante intarsiato. Abbiamo abbinato della pelle col microdiamante abbinato a della pelle naturale, in modo che si crea un gioco di luce e di opaco. Io penso che questo sia un prodotto sicuramente rivolto al brand di lusso. L'abbiamo visto prima di certe nostre idee che sono nate nel 2014, tipo l'iniezione di piume all'interno della pelle attraverso la termosaldatura. Abbiamo creato un brevetto. Oggi stiamo parlando di queste pelli col microdiamante. Il prossimo step è pelli che si gonfiano, un po' come se fosse un materassino da mare. Quindi siamo alla ricerca, siamo sempre continuamente stimolati a fare qualche cosa e stiamo notando che molti brand, perché poi c'è un passaparola, no? Molti brand ci fanno delle richieste un po' più assurde perché vogliono avere un prodotto in esclusiva e noi cercheremo di occupare quella fetta di mercato. Hai detto il prossimo passo è fare delle pelli che volano. Sì, sicuramente sarà un po' difficile. Abbiamo già provato a utilizzare il gas elio, che però ovviamente per la pelle, per quanto riusciamo a portarla a spessori bassissimi, ha comunque un peso specifico più alto di un comune palloncino che vola. Quindi non abbiamo tutta questa presunzione di far volare le pelli, ma di gonfiarle sì.